Parliamo della gara adesso con Paolo Fracassetti. Allora Paolo, un pareggio col Tavagnaco, probabilmente prima della partita e visto la rosa a tua disposizione oggi l'avresti firmato, adesso non lo so. Hai detto giusto tutto tu. Sinceramente avevamo dei grossi problemi di formazione. Devo fare un plauso alle due ragazze che hanno giocato la primavera, che hanno fatto una partita eccezionale, in particolare Giulia Pellegrini, che ha fatto una partita veramente di grande spessore. Ovvio che il pareggio sarebbe stato un grande risultato, essere raggiunti al 90esimo. Un po' di amaro a bocca rimane, anche perché abbiamo preso un gol un po' in maniera ingenua. Raramente devo dire la verità, ho visto tutte le ragazze dare il 150%, dalla prima all'ultima non hanno mai mollato un centimetro. Sì, quello che ho chiesto alle ragazze per fare risultato contro queste squadre di grande livello, bisogna fare le partite perfette, quindi ho chiesto perlomeno dal lato caratteriale di dare tutto quello che avevamo e le ragazze hanno fatto tutto quello che dovevano fare, infatti sono uscite distrutte, ma hanno fatto peccato un punto, però vabbè, muove la classifica contro una signora squadra, prendiamo comunque il punto, anche se i tre ormai erano in mano. Dal punto di vista tattico, invece, immagino che era stata preparata così, difesa attenta, coriacea, ma soprattutto sono state letali spesso o comunque importanti anche le ripartenze. Sì, abbiamo preparato la partita in questo modo perché loro venivano da noi con una media di 4,5 gol a partita, quindi un attacco stratosferico, per cui abbiamo giocato con un 4-4-2 molto corto, molto attento, con i centrocampisti che raddoppiavano spesso sui loro attaccanti in modo da non creargli spazio e pronti poi a ripartire. L'abbiamo fatto molto bene, abbiamo rischiato anche di fare il 2-0 in contropiede con la traversa di Talenzi e altre situazioni, però l'abbiamo letta molto bene la partita. Cercando il pelo nell'uovo, appunto, ci sono state un paio di situazioni, un paio di ripartenze in cui è mancato forse l'ultimo passaggio per il raddoppio era lì vicino. Sì, siamo mancati in alcuni casi, però erano anche stremate le ragazze, per cui era difficile anche mantenere la lucidità, però potevamo anche chiuderla col 2-0, però tutto quello che hanno dato, loro, quello che potevano dare, scusate, è andato, quindi tanto di cappello alle nostre ragazze. Magari mi ripeto in queste ultime partite, però ho visto ancora una Stefania Tarenzi di livello probabilmente nazionale, ma forse anche internazionale oggi. Sì, ha fatto una partita strepitosa, ha tenuto benissimo palla, qua arrivata prima da Piceno e poi da Bianchi, per noi è troppo determinante là davanti, ha fatto un gran gol, è andata vicino al secondo e poi ha difeso spesso palla, ha tenuto sempre in apprensione la difesa avversaria. Si può dire comunque bravo tu e brava la società che ci ha creduto sempre fino in fondo, magari anche durante le prime partite, quando i problemi c'erano, voi le avete sempre comunque dato fiducia. Sì, io ho sempre avuto la massima fiducia in lei, non sono io che devo dire bravo a me, ma io ho avuto fiducia in lei perché lei mi ha dimostrato di meritarsela ampiamente, non era a posto, bisognava avere pazienza per farla recuperare, ha recuperato a pieno, quindi tanto merito suo e chiaramente noi che ci crediamo, quello è scontato. Adesso impegni ravvicinati, non c'è assolutamente nessun tipo di sosta, subito alla trasferta di Roma e poi il recupero. Sì, dobbiamo fare la conta di quelle rimaste sane perché oggi si è stirata anche sì, quindi mancherà anche lei, ha preso la quarta ammonizione la Jenny, quindi partiamo già in situazioni di emergenza, già oggi, prima ancora di arrivare alla settimana prossima, siamo in emergenza per settimana prossima, vedremo di portare ancora queste ragazze della primavera che hanno dimostrato di meritare di venire con noi e cercheremo di andare a Roma a fare il risultato pieno.